Arrivano domande per Pino: il circuito di Sochi può favorire il passo corto della Ferrari? Hai più o meno già risposto prima, però se vogliamo rispondere all'amico di Voghera, Alessandro? Dice il passo corto può essere... No, ma non credo, perché alla fine, anche se la Ferrari ha il passo corto e l'altra ha il passo più lungo, le prestazioni le vedi, ci sono due decimi, sì, un decimo vantaggio di uno o dell'altro. Quindi... La differenza del passo è limitata, adesso non è per fare della retorica. A Monte Carlo si vedrà, a Sochi non credo. Non per fare della retorica, però all'epoca, quando Forghieri inventò la T, la prima spazzaneve, effettivamente era un passo corto, ma esageratamente, perché si parlava delle macchine chiamiamo tra virgolette normali, che viaggiavano da 265-275 centimetri, e Forghieri aveva fatto di 1,30 m, 230, mi giravo sul dritto, era, perché la potenza era tale. Però dopo ho visto che lavorando, studiando l'aerodinamica, è diventata poi, perché la T3 e la T4 poi era l'evoluzione del bidone numero 3. No, ma qua è tutto legato all'aerodinamica. Dopo ha vinto. Cioè, qua dovresti avere più carico, nonostante il passo lungo, perché sfrutti di più l'aerodinamica. Fino a questo momento non si è visto tanto, però non è neanche andata così piano. La differenza di allora di Mauro... La prova del fuoco è Monte Carlo. Però allora Mauro aveva già le idee chiare, solo che non c'era l'uso della galleria del vento come c'è adesso. Si usava il modellino e si andava a Parigi. Completamente diverso. Era diverso. Era adesso, un'altra Formula 1. Con scala 1-1 che metti la macchina nella galleria del vento, tu capisci che diventa molto tutto più semplice. Questo sta a giustificare... sta a giustificare che i tecnici di allora, con i materiali poveri a disposizione da usare, facevano dei miracoli meglio di creare. Gran lavoro. Arturo, tra l'altro qualcuno, mentre si stava andando in pubblicità, ha captato il tuo messaggio del discorso del business maledetto. E dice, da amante del motor made in Japan, sono d'accordo con Arturo, il business maledetto mi auguro non succeda mai. Che Honda si riferisce al fatto che abbiamo lanciato il tema Mercedes, che dovrebbe aiutare Honda nello sviluppo. Non succeda mai che Honda sa come fare e ha le forze per vincere da sola. Siamo veramente sicuri che Honda in questo momento riesca a farcela da sola senza aiuti? No, perché ce l'avrebbe già fatta. Finora ha dimostrato di no. Però trovo antisportivo che chi vince debba aiutare l'ultimo. Cioè sono problemi. Che debba, o me... voglia? Debba o voglia? Le regole sono talmente fumose. Da nessuna parte c'è scritto nelle regole che ho io che il primo della classe deve aiutare lui. Però Pino, poi tra i costruttori ci sono delle regole strane che vengono tra le righe di vari pezzi, no? Soffiate da uno o dall'altro. E la dimostrazione qual è? Io non conosco queste regole, sono molto sincero. La dimostrazione qual è, se si dovesse arrivare a questo punto? Siccome Memory, che hanno perso una Toyota anni fa nel circo della Formula 1, perché per mancanza di prestazione eccezionale, piuttosto di perdere Honda, che nel business commerciale dell'automobile è un numero uno anche quello, gli danno una mano. Anche nel passato, nei primi anni 90, ci fu una specie di accordo Honda-Ferrari. Sì, è vero, ma però scusate un attimo. Che lo reclamò Montezemolo, poi a me la Honda lo smettì e Montezemolo si arrabbiò anche lì. Secondo me la Mercedes non aiuta Honda, aiuta McLaren, che è un discorso diverso. Ma ancora di meno, guarda. Scusa, credo la porta di servizio. No, ma allora, scusami, secondo te da dove è uscita la storia? Allora, diciamo da dove è uscita la storia che Mercedes aiuta Honda. Anche qui. Ci piacerebbe capire esattamente la fonte di certe notizie. Secondo me è stato Blora, io però non... Sto dicendo Paolino è stato Blora. Diabolico. Sto dicendo, cioè capisci, questo già è il problema. Già è della polizia. Allora, secondo me... Secondo te, scusa, stai dicendo? No, secondo me, ripeto, guardi che si è parlato anche che addirittura Honda e McLaren stiano completamente dividendosi, tant'è vero che ha fatto l'operazione con Alonso, che vi dico anche che è stato in Italia a provare una settimana nella famosa factory di Dallara, dove ha provato praticamente tutti i circuiti e tutte le gare di Formula Indy sul simulatore. Ha detto questo, detto ciò, perché la Honda evidentemente in questo momento addirittura, e se voi avete visto per caso la gara di domenica scorsa che c'è stata anche in Alabama, dove ha vinto New Garden eccetera, la gara di Formula Indy, e dove c'era presente Alonso è stato osannato come se fosse veramente una star. E diciamo anche che il 3 di maggio salirà sulla macchina di Indy.
Sì, sperando che non piova. Chiedono Steve da Rimini, sono tanti ragazzi, gli amici dell'Emilia Romagna. Tra l'altro guardate il nostro Facebook, Paddock TV, sono delle novità, presto, però non perdete d'occhio perché da lì vi comunicheremo come, dove, quando saremo in futuro. Quindi Steve dice, riuscirà a far bene in Indio o tornerà con la coda tra le gambe? Ma... lo chiedo a voi, perché sono piste diverse, sono macchine diverse. Per me può fare benissimo, visto e considerato come a me piace sta pensare, anche a me piace pensare che farà bene. Sì, c'è un problema, c'è un problema. Piace a tutti. Sportivamente un tema, sì, c'è un problema. Però sono due cose completamente diverse. Sono d'accordo con te. Simon, cosa ne pensi? Ti piacerebbe se andasse bene? Ovvio che sì, anche perché sembra un pilota morto adesso e vederlo rinascere sarebbe super bello. C'è un solo problema, anche se dovesse andargli male, non per questo è finito, eh? No, no, c'è un solo un problema, che motori in una gara. Scusa, non è che lo sto giudicando per la prima gara, cioè stavo parlando del suo futuro. Certo. Allora, stavo dicendo una cosa, in effetti c'è un unico problema, è venuto fuori proprio durante le test che hanno fatto nella gara prima di Alabama, tutti i coloro i quali utilizzano i motori Honda in Formula Indy. Pare che la Honda, in previsione di Indianapolis, abbia cercato di ovviamente tirare su il livello di potenza e hanno cominciato a rompere anche in Formula Indy i motori. In effetti Andretti, Dan Coyle, eccetera, non hanno utilizzato le prove perché hanno detto no, adesso qui se rompiamo i motori è un altro problema, siamo nei guai. Quindi ecco, questa è un'altra cosa. Sentite cosa mi scrive Alex da Bergamo, dice: Bob Ideona, visto che nella passata esperienza di Honda in Formula 1, quando si è ritirata l'ha comprata allo sbron con un dollaro, sì, e l'anno dopo hanno vinto il mondiale, se fai metà con me io 50 centesimi li metterei. Per cui ci stiamo, la facciamo farisce, Alex, stai all'occhio, vai a offrire adesso appena mollano i giapponesi che la compriamo. Va bene ragazzi, è già quasi sì, è venuto il momento di salutare. Non prima però di aver presentato questa moto, Simone, sarai l'8 di maggio qui con i Jacket Required da Bob Gear, la musica dal vivo vostra anni 80 fantastica. Ci terrà ancora. Sarò anche alla presentazione dell'XADV il 6 di maggio in Viale Certosa 282 XADV, con i Jacket Required e XADV. Tiriamocela, abbiamo fatto 12.000 festa, visualizzazioni con la prova solo su Facebook, su Piacicchia, diciamo che c'è un certo interesse. Dai, molto bene, il 6 di maggio sarà in esposizione. Assolutamente, anche in prova soprattutto, quindi inviterei giusto appunto la clientela o comunque chiunque fosse interessato, anche no, per curiosità, una semplice prova, di telefonare, certo, prenotarsi, senz'altro lo soddisferemo. Benissimo, poi ci vedremo l'8 di maggio, invece stasera hai provato una moto molto di moda. Beh, è arrivata oggi, freschissima, l'abbiamo vista al Salone di Milano. Ed è un altro tassello che si è andato ad aggiungere a quelle che sono quella che è l'offerta di Honda per tutti i coloro i quali sono in possesso della patente A2 e quindi la linea 500 con questi motori che rientrano dentro nei limiti dei 48 cavalli, questa nella fattispecie ne ha 45,5 ed è un modellino molto interessante non solo per i neopatentati in realtà, perché oltre ad essere estremamente originale, io direi che Honda, come anche altre case giapponesi, hanno capito un pochettino che per entrare dentro nel settore custom, che è un po' monopolizzato diciamo negli ultimi anni da un certo marchio, devono fare qualche cosa di diverso, qualche cosa di un po' originale, un po' speciale. E quindi si stanno un pochettino cimentando con delle linee io trovo molto originali e molto interessanti. Questo qua è uno stile bobber, quindi con un bel gommone anteriore da 130, ma direi con delle soluzioni di stile interessanti, nuove, diverse direi da quello che è il solito bobber che si vede in giro. Non credo che potremo provarla domani perché dovremo girare col canotto qui col gommone in questa zona, però per la prossima puntata di Bob Gear saremo sicuramente in sella. Non ha le pinne, però tutto quello che serve. Va bene. Grazie ragazzi, ci vediamo settimana prossima, saremo martedì, giusto, c'è ancora un ponte ma lo schiviamo, sacrifichiamo Bob Gear, saremo in diretta qui martedì sera. Grazie a tutti, ciao, buonanotte, ciao. Paddock, The Motorsport Magazine, in collaborazione con... your delight, cooling in the crib, writing rhymes, a pen on the paper, spending time, then up on the stage, the crowds in the rain, shaking rap to a brand new